Eccoci, siamo in diretta, ufficialmente noi siamo in diretta qui a casa di Valentina, che la vedremo spuntare di dietro. Nel frattempo, ragazzi, eccola lei che arriva. Eccola. Perché oggi finalmente, dopo tanto, ce l'abbiamo fatta. Quindi lei è la prima volta che lo vede, attenzione. Eccoci. Oh, l'amato furgone che tanto avevamo aspettato. Eccolo qua. Pensa che Belmonte l'ha portato senza nemmeno dargli un colpo, una strusciata. Numero uno, Andrea, sei bravissimo. Oh, guardalo un po'. Ora ci andiamo a fare due contrasterzi subito di schianto, vedi? Andiamo a vederlo da vicino. Aspetta, che andiamo, dici? Vedi. Andiamo da vicino. Andiamo a vederlo. Vieni. Pinge. Oh, guarda quanti ci stiamo tutti, vale. Ci stiamo tutti. Bene, sì. Tutti, nel senso che questa diretta noi l'abbiamo fatta per fare cosa? Per ringraziare innanzitutto tutti quelli che hanno creduto in questo sogno pazzo e folle di questa donna che una mattina ha detto: ma mi date una mano a prendere un furgoncino per andarmene un pochino a gira, che mi sarei anche rotto le palle di sta chiusa in casa. E noi fra tre o quattro imbecilli a giro ci siamo fatti coinvolgere da lei e abbiamo detto: vabbè, dai, proviamoci. Non pensavamo sinceramente di riuscire in questo sogno di Vale, però questo qui, intanto vedo qualcuno che ci manda cuori, grazie. Questo qui è praticamente, questo video è per tutti quelli che chi ha preso un caffè, chi ha fatto una cena, chi ha fatto una partita di pallone, chi gli è venuto in mente di fare qualcosa per la nostra Valentina. Che ormai la conoscete tutti, ormai è una star del web. Che tu, una vips. Che tu che fa? Una vips. Ormai chef. Bisogna metterci una residua, almeno non ci fanno le morte. Non avete dietro con me, vieni. Federica, ciao, buongiorno. Oh. La calcolate che mancano ancora un po' di attrezzature, però già quello che ci interessava era riuscire. Rossella Cervini, bella la mia cugina, ti aspetto. Ciao Saretta, ciao Federica, grandi, sì, grandi tutti voi che ci avete dato una mano a prendere. Direi di sì, a vederla così, direi di sì. Belmonte, ci hai preso un po' la mano, hai capito come funziona tutto? Sei sulla strettoia, prima di fare. Vado? Famo la prova? No, guarda, è fatto una sorpresa che prima facciamo che ande subito il creta, perché addio, a noi ci piace. No, no, creta no, creta no. Il nostro piccolo Mastro Lindo già c'ha l'occhio piscioso. Guardalo, guardalo. Staff, dici buona a te. Ora io già mi fa dire. Il nostro chef ufficiale, poi insomma, certo. Perché. Metto subito. No. C'è anche per me, no. Che avete visto? Ha fatto la burica per me, ha fatto a metraggio. Grazie passerotta. Aspetta che ce lo giriamo. Guarda che bellezza, dove sei? Fatti scorgere. Ce l'abbiamo fatta. Aspetta, chiamiamo un attimo adesso. Sì. Il mitico gamba, il mitico gambini. Eccoci, eccoci, sei in diretta, Gambini. Buonasera, allora, è arrivato sullo scoglio o no? È arrivato sullo scoglio, se guardi su Facebook, già in tanti stanno guardando una diretta. Bene, ma insomma, Valentina? È qui, la vuoi, te la regaliamo. Vale, ce l'abbiamo fatta, guarda, meno male, sono contento. Sono felice, sono anche emozionato. Ora fra un pochino andiamo all'IKEA, perché c'era una promessa di andare all'IKEA.
Vero, dove sei? La voglia. Sì. Sì. A fine stagione si va. A fine stagione andiamo tutti. Prima facciamo il giro, il tour dell'isola. Ma infatti Fix è felicissimo di questa cosa. Sì, dell'IKEA, guarda, sì. Me ne moro di voglia. Ne sto più nella pelle. Meglio Lisa, ancora più contenta. Sì, sì, sì. È stato un parto lungo, ma ce l'abbiamo fatta. Sicuramente. Sicuramente avrai già ringraziato tutti. Ora io non stavo seguendo la diretta, anzi ora la metto. Perché ieri hai lavorato troppo, ti ho fatto lavorare, allora. Ieri mi ha fatto lavorare troppo, allora è casino. Alessio, ecco lui. È il merito, è di lui, è il merito, non è mio di nessuno. No, grazie a te, grazie a Stix, grazie a Carolina, a tutti, a tutto il resto. Io dicevo sempre, Gianluca, ho messo anche delle foto su Facebook, l'ho postata e poi ho fatto un po' di ringraziamenti a chi c'è stato dietro e ci ha dato una mano, dalle testate giornalistiche, dalla radio, Radio Toscana, Tele Elba, T-News, chi di più chi ne metta, l'edicola Albana che ha fatto un grande lavoro. Però tutto questo vorrei ricordare che molti magari stanno facendo un po' di confusione. La voglia e il sogno è stato di Valentina, è partito da Valentina, noi gli siamo andati dietro avendo il seguito sui social, poi il coraggio l'ha tirato tutto fuori Valentina e te Andrea che sei rimasto sempre dietro le spalle nostre, sempre in silenzio, sempre zitto, ma che ci hai creduto tutti i mesi, Lisa e Elisa che sono stati dietro le quinte e poi soprattutto chi ci fermava per strada e ci dava anche le 20 euro per... magari non avevano nulla e ci hanno donato tanto e questa è stata la vittoria soprattutto delle persone che hanno fatto da una piccola donazione, hanno preso questo mezzo. Gambini, sei, guarda, quando parli dal vivo no, ma per telefono sei meraviglioso. No, perché io volevo, capisci Stix, volevo un attimo chiarire questa cosa perché molti, sai, ricevo bei messaggi ma a volte però qualcuno pensa che io abbia fatto o abbia creato questa cosa per avere un riscontro immediato, a me non mi interessa niente, cioè l'obiettivo. Ma anche che sei brutto, ti spiego la tua volta. Valentina se ne andasse al mare e Valentina col cuore grande che ha, perché non ce n'è, perché tanti non sanno la vera realtà che si vive, che vive soprattutto lei e la sua famiglia, che dà la possibilità anche alle altre persone nella sua condizione di vivere in piccole realtà. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Poi chi ha partito, chi ha creato, chi è quello sotto. Gambini, ma fondamentalmente fai come faccio io. Ma che cazzo te ne frega? Se pensano male saranno cazzi di loro. A noi l'importante è che Valentina sia felice. Cioè abbia furgone, se ne venga a giro. E quello è quello che conta. Poi le polemiche lasciale sta chi le fa. Quella è la cosa principale. Non ti posso dire il proverbio come dicono le albane, però Peppipa va messo dentro. Quindi le polemiche lascialo fa. Sì, ora, sì, no, poi mi hanno chiesto anche questo, perché alcuni mi hanno scritto, ma non ci avete fatto le scritte di qua, ma non so, cioè, Andrea ha già spiegato, poi saranno fatte delle modifiche, queste modifiche che vanno fatte all'interno del mezzo, poi a fine stagione lo riporteremo alla MAF dove è stato fatto il mezzo, e poi sarà creata della grafica che dovranno, Valentina, sempre che parte tutto da Valentina, vuole farci le scritte, vuole metterci... Anche perché ci cazza, perché la gente pensa che questa qui non ci fa della ronzate. A me me l'ha fatta una 5 minuti fa per dirti, no? Capito? Come ho sempre detto, con uno sguardo sta ragazza a noi. Mi ha bloccato subito Valentina, fermi, prima lo metto io. Sì, sì, perché... Ma giusto, perché... Ma questa principale non... è Valentina. Sì, questa ci fa dei cazzatoni. Non ci dovete rompere coglioni a mentire, è tutto il capo, è Valentina, punto. Sicuramente. E comunque, niente, questo è stato... E mi ricordo, guarda, se c'è una frase, no? Sì. Che devo ricordare in questi mesi passati in inverno, l'hai detta te. Io? La mattina. Sì, l'hai detta te, hai detto forse la cosa più intelligente che ho sentito in 7-8 mesi. Dalla mia bocca. Hai detto che bisogna andare anche a sostenere, aiutare anche il vicino di casa, che magari non ci si dà nemmeno il buongiorno, non lo salutiamo nemmeno, ma magari che ne ha bisogno. È vero, è vero. Ecco, quella è la cosa che mi è rimasta impressa, che va fatto questo, perché effettivamente va fatto questo. E noi, quello lì che tu hai lì, il mezzo è l'esempio che si può fare tutto. Benissimo, allora, Gambini. Senza nemmeno tante cose dietro, senza nemmeno tanti sponsor, senza niente, tante cazzate, la piccola gente fa la differenza. Benissimo, allora, Gambini,
Stati zitto, grazie, che ci ha preso al capo. Nel frattempo dicono Gambini sa parlare anche senza mettere di mezzo i mufloni. Sei il numero uno. Sono in silenzio stampa ora dai social fino a 20 ottobre. Bravissimo. Grazie ragazzi. Allora applauso. Noi vi ringraziamo tutti, grazie a Gambini, riprenditi il telefono e vi faremo sapere via via tutte le varie attività che faremo. Dove andremo? Perché ora ci sarà poi quest'inverno, volevamo fare una cosa ganza, ora perché c'è, fa caldo e siamo tutti incasinati. Me mi ha chiamato e mi ha detto devi fare la diretta per il furgone. Avevo un topo per le mani, l'ho mollato e sono venuto. Topo maschio, l'ho attastato sotto, era maschio. Se no mollava. Ti saluta Rosita del Cavo, che lei è stata una molto attiva in questa storia. E ha scritto Valentina, c'hai davvero le... E ha messo due palle così. Nel frattempo Gambini sta vedendo la diretta numero uno. Che facciamo? Chiudiamo qua? Ci salutiamo? No. Vuole salire su. Non c'entra, c'è delle sedie. E facci vedere la rampa. Facci gode per la rampa. Devo far vedere gli interni e ora vado, sì, aspettavo il varo ufficiale, la prima volta che imbarca. Vieni. Vieni. Pronta? Basta. E qui ci siamo. Come si è detto prima, mancano ancora un po' di allestimenti, però intanto sono presi il furgone, siamo tranquilli che è di Valentina e non c'è problemi. Poi per resto... Guarda un po' se c'è. Vanno levati di tutto. Vanno levati un po' di roba, però. Vieni. Ciao Roberta, buongiorno. Sei dentro? Eccoci. Finalmente sei dentro questo meraviglioso furgone. Boh, ma è grosso, è alto. Va bene, sei a posto? Ok. Allora sì, è vero, un'emozione, noi dal furgone di Cammina per Vale, che insomma finalmente ha sbarcato sullo scoglio, vi salutiamo e state attenti perché ottobre qualcosa ci inventiamo, perché tanto sennò poi ci rompiamo le palle noi, qualcosa dobbiamo fare. Grazie a tutti, ciao. Ma sei sempre Juventino? Sì. Peccato.